siamo con Alessandro Giuliani, direttore tecnico legale della Rete ONU. Di cosa si occupa la Rete ONU? La Rete ONU rappresenta a livello nazionale gli operatori dell'usato nelle varie anime, quindi da chi ha dei negozi in conto terzi, ai mercati storici, ai rigattieri, a quelli che sono la parte, diciamo così, più in difficoltà e che vede nell'usato un sostentamento quotidiano. Quindi è una associazione che rappresenta a livello nazionale tutte le anime dell'usato. Al momento questa attività com'è normata in Italia? Ma diciamo che la normativa è abbastanza variegata in base ai settori, in base al comparto dell'usato, che in alcuni comparti non è nemmeno presente. Faccio per esempio una piccola riflessione sul fatto che Porta Portese, che è un mercato storico che è addirittura menzionato nelle guide come una delle 10 cose da vedere a Roma, sostanzialmente è un mercato abusivo perché non è normato. Quindi passiamo da questa situazione a una situazione invece come può essere il conto terzi, quindi i negozi dell'usato tradizionali dove si portano degli oggetti e il negozio li vende e il ricavato si divide tra chi l'ha portati e chi li ha venduti. In quel caso lì le norme sono molto restrittive, che arrivano a dover trascrivere in un registro vidimato della questura tutti gli oggetti che transitano all'interno, quindi con una completa tracciabilità. Quindi ci sono proprio i due opposti, dove all'interno c'è un mondo che in parte è formale, quindi è alla luce del sole, ma molto spesso è anche informale perché non c'è fisicamente la possibilità per gli operatori di emergere e di diventare formali. Faccio un altro piccolo esempio: i negozi dell'usato che oggi hanno delle attività imprenditoriali che sono presenti non hanno un codice a Tecofin di rappresentanza e per cui sono inseriti come procacciatori d'affari. Proviamo ad immaginare quando un operatore dell'usato di questo tipo presenta gli studi di settore, come possono essere coerenti gli studi di settore rispetto alla sua attività di 600 metri quadri con un certo tipo di prodotti, con un certo tipo di clienti, rispetto al rappresentante che gira in macchina. Quindi questa cosa è abbastanza, diciamo così, da sistemare. Quindi come Rete ONU cosa chiedete alle istituzioni? Ma come Rete ONU chiediamo principalmente un sostegno in termini legislativi, nel senso che un'altra piccola perla è che molti non sanno che sull'usato l'IVA è il 22%, quindi un bene che ha già scontato IVA all'origine da nuovo deve riscontare il 22% ulteriormente di IVA per poter essere rivenduto. Quindi questo riteniamo possa essere una distonia legislativa abbastanza grave. Consideriamo, ovviamente noi non stiamo chiedendo di andare ad essere esenti dall'IVA, ma perlomeno essere equiparati nella stessa filiera che è quella del rifiuto, dove ad esempio la raccolta differenziata sconta un IVA del 10%, quindi essere agevolati in questo senso, visto che comunque l'IVA è considerata ovviamente un gettito molto importante per il nostro governo. Da considerare anche che però noi riteniamo che facendo delle norme a sostegno del settore ci sia una emersione molto importante del settore che potrebbe permettere di arrivare a un risultato non a somma zero, quindi un win-win dove guadagna sia l'operatore che paga meno IVA e sia lo Stato che in virtù dell'emersione incassa più soldi. Come è cambiato il mercato dell'usato negli ultimi anni, soprattutto con la crisi? Questa è una bellissima domanda, perché si tende a considerare il mercato dell'usato nell'area della povertà, cioè normalmente soprattutto il ceto medio, che è il ceto secondo me dove deve partire una rivoluzione culturale in termini dell'usato, il ceto medio considera acquistare un oggetto usato da poveri. Questo è purtroppo semplicemente il dato di fatto. Cioè esiste una sanzione sociale per cui l'acquisto di un prodotto usato, soprattutto se è destinato al bimbo, perché per dire i baby bazaar sono negozi per bambini, viene appunto sanzionato socialmente, quindi viene criticato, viene considerato un comportamento non proprio morale.
Questo succede solo in Italia, al contrario ad esempio degli altri stati nord europei, dove l'usato è un mercato parallelo rispetto al nuovo, mentre il nostro purtroppo è ancora un sottoprodotto del nuovo. Questo è un passaggio culturale fondamentale, di cui anche l'azienda di cui sono il presidente lavora in maniera molto intensa, perché è proprio importante far trasmettere alle persone che l'acquisto di usato è un acquisto di un prodotto. Come andare a un ristorante, si va in un ristorante, si mangia su un piatto, si utilizzano delle posate che sono usate, è ovvio, sono lavate, ma se poi vado in hotel vado a dormire su un materasso che non è neppure stato lavato. Quindi molto spesso è un pregiudizio culturale quello di considerare l'usato come un prodotto di serie B, ed è un po' questo secondo me la rivoluzione che si deve avviare, perché l'usato possa avere in qualche modo diffusione, possa essere considerato un prodotto al pari del nuovo. Occorre una maturazione della persona e un pochino di togliersi i legacci del consumismo che hanno generato questa situazione.